Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescrive a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Le letture che abbiamo ascoltato oggi contengono frasi un po' spinose, che possono essere un po' scomode nella vita delle nostre famiglie. I figli obbediscano i genitori, i padri non esasperino i figli. Dico, ogni tanto magari capita nella vita di ogni famiglia che su queste due cose magari non siamo proprio a cento. Ma al di là di questo, mi piacerebbe condividere con voi una figura di cui abbiamo sentito parlare, una figura che solitamente viene ricordata un po' come un vecchietto, ma vecchio serio, quasi come Fabio, già Fabio te l'ho detto che ti citavo in predica, o quasi come Suor Assunta. Siamo lì? Ok. Vecchio, insomma. E questo anziano, di questo Simeone, si dice una cosa, forse la cosa più importante che ha fatto in tutta la sua vita: ha atteso. È stato capace di aspettare. Voi immaginatevi di arrivare a essere anzianotti, vecchietti, e dire: «Oh, finalmente sono arrivato a quella cosa che stavo aspettando da tutta una vita». Perché forse oggi l'attesa è qualcosa che ci riesce abbastanza difficile. Ne so. Vediamo se... Giorgio. Sì, tu, Mazzolera, ok. Qual è la cosa più lunga che hai dovuto aspettare? Tu. Io la tua risposta. No. Vai, Dani. Arrivasse un pacco, dico. Però al tempi di Amazon Prime, ormai è un attimo, nel senso ordini qualcosa, il giorno dopo, cioè a meno che non è il pacco dell'olio, delle angurie, della sardella che arriva dalla Calabria, nel senso però tendenzialmente ci vuole poco perché arrivino le cose. Pensate che non bisogna andare magari secoli addietro, ma quando io iniziavo le medie WhatsApp era un sogno, nel senso non esisteva ancora, e ti dovevi aspettare. Dovevi aspettare, un messaggino costava 50 centesimi l'uno, un sms, 144 caratteri, dovevi dire poche cose, costava un macello. Dico, piuttosto non scrivevi, aspettavi. Non c'erano tanti strumenti, non c'erano tante cose. Mio nonno, quando corteggiava mia nonna, pur essendo nello stesso paese, un paese di 4.000 abitanti, ci faceva probabilmente prima, nel senso a andare a parlargli, ma gli scriveva delle lettere.
E conoscendo i tempi delle poste italiane, nel senso, l'or che scriveva, consegnava, il postino portava e ne leggeva, cioè, la vita ci voleva, cioè la storia d'amore fra mia nonna e mia nonna, senso, penso rallentata di 10 anni anche dal servizio postale italiano. Ma tante cose nella vita non siamo più abituati ad aspettarle. C'è sempre tutto, subito, a disposizione. E fa strano che in un giorno come questo, in cui si ricorda anche la festa della famiglia, in cui siamo qua insieme a fare Eucaristia, ci viene ricordata la figura di uno che ha aspettato una vita intera per vedere una promessa che si realizzava. Era uno studioso Simeone, sapeva che c'era questa promessa del Messia. In cuor suo lo Spirito Santo gli aveva detto: guarda che prima di morire vedrai il compimento di quella promessa che Dio ha fatto al suo popolo. Sì, peccato che Simeone aspetta tutta la vita. Non è che questa promessa che gli è stata messa nel cuore dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni, trac, magia, gli è arrivata. Ha aspettato tutta la vita. E a me viene da lanciarvi un po' questa provocazione. Per cosa sareste disposti ad aspettare tutta la vita? Qual è quella cosa per cui sareste disposti a trascorrere una vita intera di attesa? Quando magari, se non ci arriva subito quello che vogliamo, smattiamo. Se i nostri genitori non ci concedono quello che vogliamo subito, li mandiamo a quel paese. Se non riusciamo ad avere tutto e subito, se magari anche da genitori non siamo capaci di aspettare che i nostri figli si deciulino un po' fuori e magari crescano. Se non siamo capaci di questo, come siamo capaci o pensare di poter essere capaci di aspettare il compimento della promessa di Dio? Di aspettare un incontro con Lui? Come possiamo pensare di essere capaci di amare nella vita, di vivere una vita piena, se magari non siamo capaci di aspettare niente e capaci di aspettare nessuno? Quanto fa piacere magari quando una persona nella vita viene aspettata? Ma guarda, ti ho aspettato prima di iniziare a mangiare. Ti stavo aspettando, sono contento che tu sia qui. Quanto ci fa sentire importanti? Ci fa sentire che noi valiamo il tempo di qualcuno. Ecco, Simeone ha atteso tutta la vita perché la promessa che gli è stata fatta ne valeva la pena. Simone ci racconta che per l'incontro con Dio vale la pena aspettare tutta la vita. E allora mi piacerebbe un po' in questa domenica consegnarci questa parola, una parola sull'attesa. C'è qualche sapiente dell'epoca che diceva questo proverbio: l'attesa aumenta il desiderio. Perché quando devi aspettare qualcosa ti sale dentro un po' la voglia. Quando sai che tua madre ti fa il piatto che ti piace di più, tu fai tutta la giornata aspettando quella cosa lì, dico, e più ti avvicini all'ora X e più ti monta dentro la fame. Quando devi attendere qualcosa che desideri, il desiderio di quella cosa lì cresce, diventa ancora più grande, e il godimento di quella, del raggiungimento di quella meta lì, di quell'obiettivo lì, è ancora più grande. Il Signore nella vita ci vuole felici, vuole che la nostra felicità sia piena, vuole che quello che proviamo anche nell'incontro e nel rapporto con Lui sia il massimo possibile. E allora forse nella vita per alcune cose vale attendere, per alcune cose vale la pena fare un investimento, per alcune cose vale la pena sperare. Penso che nelle nostre relazioni, nel nostro volerci bene, nelle nostre famiglie, possa esserci anche un po' più di attesa a volte. Forse anche nei nostri obiettivi di vita può valer la pena attendere, aspettare, non sprecare le occasioni, non sciupare ciò che possiamo avere di fronte. Nei confronti delle persone a cui vogliamo bene, forse a volte vale la pena attendere, aspettare, e dimostrargli così quanto sono importanti per noi. Domanda curiosa, così coinvolgiamo anche gli stranieri. Capi squadriglia, sulla mano. Capi squadriglia, sulla mano. 1, 2, 3, 4. Chissà quante volte avrete guardato un vostro squadrigliere e avete detto: ma ti sveglio cosa? Dico, ma ce la fai?
ma ti muovi. Ecco, il dimostrare il peso dell'attesa è uno dei modi con cui potete dimostrare il vostro servizio e quanto volete bene ai vostri ragazzi. Vale anche per i capi, che nel senso che penso lo pensano per tutti, non solo per il loro capiscuadriglia, ma avete l'occasione, abbiamo tutti l'occasione attraverso l'attesa di dimostrare quanto le persone sono importanti per noi. E allora viviamoci la vita con un po' più di calma, gustiamoci le cose e impariamo da questo vecchietto del Vangelo. Impariamo che l'attesa non è un male, l'attesa non è l'impedimento che abbiamo nell'essere felici, l'attesa è il modo con cui possiamo dimostrare l'importanza di qualcuno. E forse possiamo pensare anche a Dio, che ci aspetta dall'eternità e che ci aspetterà sempre, anche tutte le volte in cui ci dimentichiamo di Lui, perché noi per Dio valiamo l'attesa, chissà mai se vale anche il contrario.